Nudisti alla Leccione, ai bagnanti si dividono le opinioni di turisti e viareggini dopo il via libera alla zona naturista e le polemiche sulle scene di sesso in pieno giorno. Viale Europa, cantiere in pausa e riapertura del tratto chiuso. Dalla settimana del 22 agosto le auto, ma non i camion, potranno tornare a percorrere il tratto tra la rotatoria di Papao e via dei Selmi. Successo per la Butterfly al Pucciniano e su Noi TV, grande pubblico a Torre del Lago per il capolavoro di Puccini e picco di ascolti per la nostra emittente che ha trasmesso in diretta la serata. La Lucchese prosegue la marcia verso il campionato dopo le sgambate con Seravezza e Realforte giovedì, prima amichevole ufficiale per i rossoneri contro la Pro Livorno. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi, quindi la prima domenica del mese di agosto, siamo entrati in altissima stagione turistica anche a Viareggio e in Versilia, siamo stati sulla spiaggia della Lecciona per chiedere i pareri dei bagnanti sulla nuova zona turista autorizzata dal comune e che è la vera novità di quest'estate del 2022 sulla costa viareggina. Per noi c'era Virginia Torriani, vediamo. Prima domenica di agosto siamo venuti alla spiaggia libera della Lecciona anche perché abbiamo voluto sentire l'opinione dei bagnanti riguardo all'area nudista che è stata autorizzata proprio quest'anno. Non ci siamo ancora arrivati laggiù, però abbiamo sentito anche noi queste polemiche. Non è tanto bello, d'altra parte se gli viene permesso... Poco da fare. Già il termine spiaggia libera è improprio perché questo è un parco, quindi se le persone capiscono che è un parco hanno più attenzione e quindi stanno più attente alle cose. La spiaggia libera di fatto è un qualcosa dove ognuno può fare quello che gli pare, insomma, ecco, sia di bene che di cattivo. Le polemiche sul tratto di spiaggia riservato al turismo naturista sono esplose dopo la diffusione di un filmato che documentava scene di sesso in pieno giorno sotto gli occhi di altri bagnanti. A parte quel video diffuso non c'è stato nient'altro da segnalare, quindi penso che sia abbastanza nella norma il tutto. Ecco. Abbiamo sentito anche noi queste voci, non è che le abbiamo viste o siamo testimoni. Poi bisogna anche pensare... Si parla anche di libertà, però magari decoro prima di tutto. L'Associazione Naturisti Italiani invita però a non trarre conclusioni affrettate, mettendo peraltro in dubbio che le effusioni immortalate dal video diffuso siano avvenute effettivamente nel tratto di spiaggia loro riservato. Già negli scorsi anni, pur non essendoci un espresso riconoscimento, la spiaggia era meta di nudisti e molti frequentatori della Lecciona sembrano favorevoli al riconoscimento di un tratto dedicato a questi bagnanti. Non penso niente di negativo contro di loro, ognuno può fare ciò che vuole, quindi va bene così. Niente, non ce ne importa niente perché i nudisti alla fine c'erano anche prima. Ma per me va bene, perché no? Preferiscono, diciamo, essere naturalisti, fare un po' come gli pare, è giusto anche così. Mi sembra una cosa normale che ci sia la possibilità di avere uno spazio libero anche per loro. E in questo primo weekend di agosto siamo stati anche al Lido di Camaiore, dove la prima domenica del mese è trascorsa tra mare e shopping. Il movimento c'è, magari si nota una certa diminuzione rispetto a qualche anno fa, però è sempre una bella zona e un bel mercato. La prima domenica di agosto al Lido di Camaiore, tra shopping, mercatini e mare, fa il pieno di turisti. Si tratta prevalentemente di italiani, che in molti casi frequentano la Versilia da anni, ma non mancano neppure gli stranieri. Milanese qua in vacanza per 3 giorni di passaggio. Lei ora è in vacanza per una settimana, io la raggiungo settimana prossima. Siamo di Cerreto Guidi. Stiamo fino a giovedì e sì, diversi anni. Nel passato siamo venuti. Soddisfatti gli ambulanti che nel fine settimana allestiscono i banchi lungo la passeggiata fino a tarda notte. Ci siamo contenti, molto contenti. E la Versilia quest'anno diciamo che c'è, il ritorno c'è stato. C'è stata tanta gente, siamo contentissimi. C'è più gente?
La stagione entra nella fase più viva anche per gli stabilimenti balneari, che registrano gli arrivi dei classici vacanzieri italiani con le ferie ad agosto. Diciamo che è bello pieno fino al 20, dal 21 in avanti c'è un po' un cambiamento, diciamo, delle presenze, perché comunque sono le vacanze, diciamo, dell'ultima parte dell'estate, che è quella che viene prenotata, diciamo, un corso dopo. Tante prenotazioni, ma per i balneari il bilancio provvisorio della stagione resta ancora inferiore a quello dei tempi pre-pandemia. Non ci siamo ancora, c'è un turismo che sta cambiando in generale, che è quello che comunque non c'è più quelle presenze, diciamo, del mese secco, si inizia a lavorare con le settimane, con i 3-4 giorni, bisogna cambiare un po' l'evoluzione del nostro modo di lavorare. Questa è un po' la situazione che si vive su Viareggio, si vive su Pietrasanta, su Lido, forse un pochino meno al Forte, dove ci sono più stanzialità. Cambiamo decisamente argomento, andiamo sulla cronaca. Tragedia nella notte sulla Firenze Mare, nei pressi del casello di Chiesina Uzzanese, alle porte della provincia di Lucca. A seguito di un incidente stradale in direzione mare che ha visto coinvolte due auto e una moto, hanno perso la vita due persone. Si tratta di una coppia, un uomo di 47 anni di Pontedera e una donna di 45 anni di Cecina, che erano a bordo della motocicletta. Ci sarebbe stato un tamponamento con i due, che sono stati sbalzati sulla carreggiata e successivamente investiti da una vettura. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due motociclisti. L'autostrada è rimasta chiusa nella notte per circa 3 ore. Il quadro dei contagiati in Toscana per quanto riguarda il Covid: i nuovi casi sono 1739, il tasso di positività è al 13,6%. Scendono ancora i ricoverati attuali, che sono adesso 606, dei quali 22 in terapia intensiva. 5 i decessi in tutta la regione, l'età media è di quasi 89 anni, due di questi decessi si sono verificati a Lucca, dove i nuovi contagiati sono 179. Ci spostiamo sulla piana per il cantiere su Viale Europa, che subirà un periodo di sospensione. Riaprirà al transito delle auto nella settimana del 22 agosto. Il tratto di Viale Europa a Capannori, tra la rotonda di Papao e Via dei Selmi, attualmente chiuso a causa dei lavori per la realizzazione delle fognature e dell'acquedotto. È emerso nel corso di un incontro chiesto dalla CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani, al quale hanno partecipato i rappresentanti del comune, le associazioni di categoria e gli operatori di Viale Europa. Il cantiere sospenderà i lavori il 12 agosto in attesa del reperimento dei materiali. Poi nella settimana del 22 è prevista la riapertura nel tratto tra Papao e Via dei Selmi, ma solo per le auto, non per i mezzi pesanti, che continueranno a transitare sulle viabilità alternative. Le associazioni di categoria hanno chiesto di accelerare il più possibile i tempi di esecuzione dei lavori, compatibilmente con le esigenze tecniche. Altra richiesta riguarda il miglioramento della cartellonistica stradale di indicazione dei lavori, e per questo nei prossimi giorni le associazioni invieranno alcune proposte di modifica all'amministrazione comunale. Il tavolo sui lavori su Viale Europa tornerà a riunirsi a settembre. Il maltempo con temporali sparsi. La Protezione Civile della Regione ha prolungato il codice giallo per temporali fino a lunedì. Lunedì potrebbero essere possibili precipitazioni isolate la mattina sulla Toscana di nord-ovest e sull'arcipelago settentrionale, e nel pomeriggio nelle zone interne, possibili colpi di vento e grandinate. E adesso passiamo alla pagina degli spettacoli, iniziando con la Madama Butterfly, che ha raccolto successo sia al Pucciniano, a Torre del Lago, ma anche su Noi TV, dove è stata trasmessa in diretta. Madama Butterfly è il capolavoro romantico di Giacomo Puccini, che sabato sera, per l'ultima replica con la regia di Manu Lalli, è andato in scena, applauditissimo, al Teatro Puccini in Riva al Massaciuccoli. Per il grande maestro la versione teatrale di Belasco, che vide a Londra, fu vero amore a prima vista. Ne restò talmente impressionato al punto che volle subito mettersi al lavoro per farne un'opera lirica. Oggi il gioiello Madama Butterfly è uno dei capolavori assoluti del repertorio lirico, tra i più rappresentati, e nella terra di Puccini, al Gran Teatro, il 68esimo Festival Lirico ha proposto quest'anno 3 rappresentazioni nel fortunato allestimento ecologico della fiorentina Manu Lalli.
alberi verdi e rigogliosi nel primo atto in cui si celebra l'amore tra la giovane e bella geisha Cho-Cho-San, Francesca Tiburzi, e l'avventuroso ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Pinkerton, Vincenzo Costanzo, che si inarrediscono a poco sino a diventare secchi nell'ultimo atto in cui si consuma il suicidio di Cho-Cho-San. Un cast di interpreti straordinari guidati dalla bacchetta di Alberto Veronesi, a fianco di Francesca Tiburzi e Vincenzo Costanzo, il baritono Massimo Cavalletti, il console Sharpless, il mezzo soprano Laura Verrecchia, la serva Suzuki, il designer Luca Bimbi, sul podio di orchestra del Festival e coro del Festival Puccini, Alberto Veronesi. L'ultima replica di Butterfly, così come sarà per Tosca e Bohème, è andata in diretta sabato sera sulla nostra emittente Noi TV, canale 12. Il Valle del Serchio prosegue con grande successo il Serchio delle Muse. Prosegue con notevole successo in Garfagnana e Mediavalle la stagione lirica musicale organizzata dall'associazione Il Serchio delle Muse. Già diversi gli appuntamenti andati in scena, tra cui la cavalleria rusticana all'interno dell'antico borgo di Castiglione, che ha visto protagonista la bella voce della nota soprano Silvana Froli nel ruolo di Santuzza. Giovedì sera invece è stata la volta della secolare Pieve di Loppia ad ospitare il concerto che ha visto una prima parte dedicata alla musica cameristica, con la partecipazione dell'ensemble Orchestra Archè diretta da Ottavio Tenerani. Poi è stata la lirica a prendersi la scena, con le voci della mezzosoprano Anna Maria Chiuri e della soprano Linda Campanella. Prima del concerto, gli interventi istituzionali di Lorenzo Tonini per l'amministrazione comunale di Barga e di Fosco Bertoli, che ai nostri microfoni ha fatto il punto sul festival, giunto ormai al classico giro di boa. E devo ringraziare veramente l'associazione musicale Il Serchio delle Muse, che anche quest'anno ha dato come punto di riferimento questa Pieve, e noi crediamo che sia veramente un bello spettacolo per tutti stasera. Loppia è un punto di riferimento per Il Serchio delle Muse, è una location meravigliosa dove noi abbiamo fatto l'anno scorso il primo concerto e vorrei che rimanesse un appuntamento fisso tutti gli anni. Queste serate, quelle opere, la musica classica suscita sempre un interesse in tutti i paesi dove siamo andati e in tutti i comuni. Abbiamo avuto un grosso successo, speriamo di mantenerlo e continuare in questo modo. Prossimi appuntamenti il 10 agosto a Barga, l'11 a Villa Colemandina, il 12 col tradizionale concerto voluto fortemente dal compianto Luigi Roni a Rifugio Rossi in Pania, a Ferragosto a Careggine e il giorno dopo a Fosciandora per la chiusura estiva del festival. E chiudiamo con Marina di Pietrasanta, dove Drusilla Foer ha fatto il tutto esaurito alla Versiliana. Da vera icona del terzo millennio, nel recital Eleganzissima Estate, titolo che sottolinea immediatamente le due diverse anime, quella classica che richiama lo charme della Garbo e quella moderna della star del web, Drusilla Foer ha conquistato da subito, sabato sera, il pubblico della Versiliana, che l'ha osannata fin dal suo ingresso sul palco. Ciao Versiliana! Un nome, quello di Madame Foer, che la Versiliana conosce da tempo per averla ospitata con grande successo per ben due volte negli ultimi anni. Ancora più forte dopo la rivelazione sanremese, Drusilla ha accolto l'invito a tornare su quel palco davanti alla Villa del Vate per la terza volta e lo ha fatto in grande stile in un teatro stracolmo in ogni ordine, ballando e intonando canzoni con straordinaria vocalità. La divina Drusilla è poi passata ai racconti, narrando di una nonna di ferro e dei tanti ricordi di infanzia a Cuba. Da perfetta star dei nostri tempi, con eleganza e delicatezza, ha portato tra la gente le emozioni di una dimensione mirata alla vittoria della propria identità e di quell'inconfessato desiderio di libertà. È tutto, ci rivediamo tra pochi istanti con lo sport.